Oggi diamo il benvenuto alla dea della fertilità, Frigg. Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. E come anticipato prima, oggi si parla della dea Frigg, sposa di Odino. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Ma vediamo un po' chi è Frigg. Frigg è figlia del dio Fjorgyn ed è moglie ovviamente di Odino e madre di Baldur. A lei è associato il giorno di venerdì ed è la dea legata alla fertilità, alla femminilità ed è protettrice delle spose, delle madri e delle gravidanze. Spesso viene confusa con la dea Freya dell'amore, infatti nei testi scritti c'è un po' di confusione al riguardo, non si capisce se si sta parlando di Frigg o se si sta parlando di Freya, insomma c'è un po' di confusione. Ma nonostante tutto Frigg è dotata di una grande conoscenza, di un grande sapere, di una grande vista al pari di Odino stesso, quindi ha il dono della preveggenza e si dice anche che addirittura riesce a vedere cose che a Odino stesso sfuggono. Ma a differenza di Odino, lei è solita non rivelare mai ciò che vede. Di Frigg inoltre si dice che seguisse Odino in battaglia trasformandosi in un falco, infatti ci sono diverse rappresentazioni di lei sotto forma di falco o comunque raffigurata con indosso delle pelli di falco, e ciò è molto interessante perché ci fa capire quanto fosse già all'avanguardia la società e la cultura scandinava, il fatto che comunque una moglie potesse seguire il marito in battaglia o il fatto che comunque una donna potesse andare in battaglia. Non è una cosa che in passato si vedeva tutti i giorni, infatti non mi sembra di aver mai sentito dire che Hera seguisse Zeus in qualche sua folle battaglia, no. Ma di lei si narra principalmente e viene ricordata principalmente per il racconto della morte di suo figlio Baldur. Baldur fa un sogno premonitore riguardo alla sua morte. Ne parla con la madre e lei, pur di proteggere suo figlio, fa promettere a tutti quanti gli dèi e a tutte quante le creature e ogni cosa di non nuocere mai suo figlio. Ma purtroppo si dimentica di un piccolo dettaglio, si dimentica di un ramoscello di vischio. Ed è proprio con un ramoscello di vischio che Baldur muore e quindi si intraprende un viaggio verso Hel per chiedere alla dea Hel di riportarlo in vita. Lei in cambio chiede che tutti quanti gli dèi piangano per lui, ma Loki si rifiuta e quindi Baldur è costretto a rimanere nel reame degli inferi e soltanto dopo, con l'arrivo del Ragnarok, risusciterà, quando dopo tutti quanti saranno morti e quindi anche sua madre sarà morta. Ed è molto commovente. Infatti Frigg per questo racconto viene sempre raffigurata come una madre piangente ed è anche legata alle madri che perdono i propri figli ed è anche una scena molto straziante il fatto che lei muoia e non possa mai più rivedere il figlio perché lui risuscita quando lei muore. È davvero molto inquietante. Riguardo Frigg non sappiamo molto, come per esempio Odino, Thor o Loki, perché comunque di testi ce ne sono arrivati molto pochi e comunque per via della confusione con la dea Freya si fa un po' fatica a ricavarne qualche notizia in più. Comunque se ti interessa potrei provare a fare un video ancora più approfondito riguardo alla dea. E con Frigg è tutto. Questa ovviamente era un'infarinatura riguardo alla dea, spero che il video ti sia piaciuto, ti sia stato chiaro. Se non ti è chiaro qualcosa o vuoi aggiungere qualcosa, ti invito a lasciare un commento sotto perché sono molto lieta e felice di aiutarti
ho onorata e lieta di leggere e sapere cosa avrai da aggiungere di più. E ringrazio ovviamente te che hai supportato il canale vedendo questo video o lasciando un like o un commento o condividendo il video. Ti ringrazio di cuore e ti abbraccio forte forte forte. E ovviamente do il benvenuto caloroso a tutti i nuovi iscritti. Vi abbraccio forte 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 e benvenuti nel clan Mellin. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon e che Sfriga sia con te!